Allora, l'AmiYaVo, ovviamente partiamo dal finale, il tuo passato, ecco, le emozioni che proverai domenica ricalcando il terreno del Borel. Allora, io personalmente sono molto felice perché penso che se sono qui oggi perché c'è un motivo. E se sarò lì in campo domenica, non ci sarò, non so, però le emozioni sono sempre le stesse cose. Sarà il destino a riportarmi a giocare contro il finale e sono molto contento e felice. Soprattutto sono carichissimo e non da solo, ma andando lì consapevolezza di quella che dobbiamo andare a fare, che è una partita importante e sappiamo benissimo che è una partita importante come tutte le altre partite che arriveranno in questo mese ancora. Hai un Un ricordo particolare in positivo di finale? ricordo particolare, cioè, ce l'ho sempre, lo porto sempre con me ed è stata la partita che abbiamo giocato contro Magrasuri, che era uno scontro diretto. E dopo 10 minuti ho sbloccato la partita con un gol da ripartenza da metà campo che ha cambiato tutta la classifica. Ecco, è stato decisivo per te anche Mister Buttu per il tuo lancio quando sei poi andato alle Carpi. Ecco, quanto è stato importante questo allenatore per te nella tua carriera? Questo allenatore è stato importante per me e sarà sempre importante per me. Il rispetto lo porto sempre con lui. Infatti, quando c'ero, mi chiamavano il suo figlio, quindi. Lui mi ha insegnato tanto e mi ha fatto credere in me stesso, mi ha dato la motivazione giusta perché non solo la finale, perché lui allenava prima Vado Ligure e poi è dovuto andare via, mi ha portato con lui, quindi lui sarà sempre molto importante per me. Ecco, l'ultima cosa, che cosa non sta andando benissimo a Sanremo, cioè non riesce a trovare questo gol. Che cosa sta mancando? Allora, io non penso che manca qualcosa qui. Non solo io, ma tutta la squadra, ci stiamo dando tutto possibile per poter arrivare a raggiungere il nostro obiettivo, però penso che il calcio è come la vita, a volte le cose vanno bene, a volte vanno male, quindi vanno male, quando vanno male devi solo cercare di trovare te stesso, trovare la strada che avevamo prima, anche prima di arrivare, dico avevamo perché ci sono anch'io adesso. Dobbiamo solo ritrovare noi stessi e ripartire come il giovedì scorso, come abbiamo fatto, e fare altri 5 finali alla morte.